sarete, darete da bere a vostra moglie questa pozione che egli sapientemente ordinerà, anche se noi dentro non sappiamo. Ma che cosa ci mettiamo? Se la prenderà, anche se dentro ci dovesse essere... della mandragola! 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 E mandragola sì! Sì! Al Teatro Virginian, la sagace e la comicità di uno dei più grandi drammaturghi del Cinquecento italiano, Niccolò Machiavelli, con la mandragola, all'interno della stagione teatrale Non la solita minestra. Una produzione della compagnia Teatro Europeo Plautino, con la regia e l'adattamento di Cristiano Roccamo. Ligù! Ligù! Ligurio! Giusto, ecco come si chiamava. Lo spettacolo scorre veloce grazie ad una trama incentrata sull'inganno, con personaggi ed attori che si somigliano sempre di più sino a fondersi ed intercambiarsi. Quando si parla di Mandragola si parla di un capolavoro del teatro italiano. Il lavoro in particolare che noi abbiamo fatto è stato quello di impregnare il testo originale di Machiavelli con delle, come possiamo dire, influenze della commedia dell'arte. Abbiamo evitato di utilizzare il testo scritto come era stato fatto da Machiavelli, con questo fiorentino diciamo un po' ostico da masticare, da dire e anche diciamo forse da comprendere per il pubblico, e abbiamo invece preferito appunto, tramite i caratteri della commedia dell'arte, utilizzare i vari dialetti di provenienza che ogni attore diciamo della compagnia ha nel suo bagaglio, così per dare una ventata di freschezza. Ecco. Mi hanno cancellato la carrozza, l'unico diretto, Arezzo, Parigi. Una settimana, pulito, pulito, pulito! E quindi è stato un esperimento e noi abbiamo fatto dei provini, ci siamo incontrati pensando di fare una messa in scena piuttosto classica e ci siamo trovati all'inizio un po' persi in mezzo a tutti questi virtuosismi, tutto questo gioco che in realtà alla fine è risultato, almeno per me, molto funzionale a quello che era il testo.